cómo cobrarle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Allora, cosa c'è? Non lo so, ma so che non si vedono da tanto tempo. Comunque il signor Nicola sembra un altro. Hai ragione. Anche tu per me sei molto diversa. Davvero? E perché? Perché sei ancora più bella. Ma non hai niente da fare fuori in cortile? No. Beh, io sì. Lui dice che non è questione di denaro, ma di giustizia. Io gli ho offerto tutti i miei beni, tutto ciò che ho ereditato dai miei, che è più di quanto Giovanni abbia lasciato a Marianna. Ma lui non vuole. Ed è lui il suo tutore? Sì, fino a quando Marianna non si sposerà. Ma non le ha mai permesso di frequentare dei giovanotti. La verità, Nicola, è che vuole sposarla lui. Quell'uomo è un incosciente. È peggio che un incosciente, voi non sapete. È spietato, senza cuore, incapace di dire una parola gentile. Marianna lo detesta. E io ne ho molta paura. Quando ho saputo che eravate qui, non potevo crederci. Marcello sostiene che il vostro intento era strappare ai miei il consenso alle nostre nozze per affermarvi socialmente. E voi gli credete? Se è così che la pensate, perché mi avete chiamato? Non ho mai pensato niente di simile. Se vi ho cercato è perché sono preoccupata e non posso parlare con nessuno. E ho tanta paura per Marianna. Temete che vostro cognato la sposi davvero? Non avete appena detto che lei lo detesta? Sì, ma Marianna è molto giovane. E se lui gliel'imponesse, non oserebbe rifiutarsi. E voi? Ve l'ho già detto, Nicola. A me fa paura. Vi tratta male? Non fisicamente, ma le sue parole sono sempre così offensive, crudeli. E poi mi minaccia continuamente di dire a Marianna la verità sulla sua nascita. E voi che cosa preferite? Che Marianna sappia o che si sposi con quell'individuo? Io vorrei che non succedesse nessuna di queste due cose. Non per voi, ma perché Marianna amava molto Giovanni. Era un bravo uomo ed è sempre stato molto buono con noi. Sì, sì, mi rendo conto. Però vedete, in questa vita non si può ottenere tutto ciò che si vorrebbe. Ho imparato che quando si tenta di nascondere una cosa per evitare il peggio, si cade dalla padella nella brace. Sorgono un mare di equivoci che coinvolgono altre persone. Il nodo diventa sempre più aggrovigliato. E per scioglierlo,
Bisogna ricominciare tutto da capo. Bisogna dire la verità, per quanto possa essere spiacevole. Se avrete questo coraggio, vi sentirete come liberata. E vostro cognato non avrà più nessun potere su di voi. Madre! Perdonatemi, non sapevo che aveste visite. Noi ci siamo già incontrati, vero? Sì, a casa dei signori Aleardi della Valle. Io sono Marianna Romero Barra. Ti presento l'avvocato Manera, figliola. Era venuto a trovare lo zio. Ma dove sei stata, tesoro? Sono venuti la zia Sofia e Alberto? Sì, li ho appena incontrati. Ho detto loro che sono andata a parlare ad Andrea. Ad Andrea? Gli hai raccontato di tua sorella? Sì. E che cosa ti ha detto? Accetta la situazione? Non lo so. Di certo non crederà che il figlio sia suo. Perlomeno gli ho messo un dubbio. Era già informato che Juan e Anna non sono morti. Dici davvero? E chi glielo ha detto? Questo non lo so. Ma lo sapeva, non è rimasto sorpreso. E che cosa pensa di fare? Vi ho detto che non lo so, madre. È tanto addolorato, tanto amareggiato che mi fa paura. Il coltello. Hai spiegato tutto a Pietro? Gliel'hai detto che saremmo venuti qui? Sì, certo. Gli ho detto che saremmo venuti esattamente in questo posto. Fortuna tua moglie ci ha dato l'acqua. Bevi. Grazie. Come va la ferita? Adesso non mi fa male. Era il fratello di Gioacchino, quel ragazzo morto. Pare proprio di sì. Il giudice ha detto che riesumeranno il cadavere. Tanto non lo potranno riconoscere perché è passato troppo tempo. Dobbiamo riorganizzare la mia ricomparsa a San Paolo. E come? Deve essere in un luogo pubblico, dove ci sia molta gente. Per esempio il molo o il mercato. Meglio la chiesa. Durante la Santa Messa. Ah, Pietro. Juan se n'è andato? Sì. E a che ora se n'è andato? Dico a che ora se n'è andato? Come? Ah, sì, scusa, sì, mattinata. Allora saranno già arrivati nella vecchia capanna sulla spiaggia. Ci andrò immediatamente. Avete messaggi per Juan? Qualcosa non va, signor Nicola? No, niente. Che avevi detto? Se avete un messaggio per Juan. Sì. Digli che è venuto il tenente della pattuglia che cerca i contrabbandieri. E che abbiamo le prove che Leopardi aveva falsificato i rapporti e si era tenuto due casse di fucili. Quelle che sono state ritrovate, scommetto. Sì.
E allora tutta la storia di Gioacchino ormai è risolta? Beh, direi senz'altro sì. Però adesso è il Guercio ad essere in pericolo. Perché? È per la morte del capitano Leopardi, perché se non diciamo che è stato lui, accuseranno Juan. È vero, perbacco. Dovrà andarsene dal paese. Mi dispiace per lui. Quella gatta morta. Perché è venuta qui a raccontare ad Andrea la storia di sua sorella? Ormai non c'è niente da fare, Sofia. Andrea è informato di tutto. Signora, sapete che è stata qui la signora Beatrice? Sì, lo so. Mio zio mi ha detto che il signor Andrea sapeva già che il signor Juan e la signora Anna non erano morti. Vorrei sapere chi l'ha informato. Mio zio dice che sono andati dal signor Roberto Castaldo. Voglio che prenda la tua roba e che lasci subito la mia casa. Perché? E hai anche la faccia tosta di domandarmelo. Ormai so tutto. Volevate ingannarmi di nuovo, vero? Chi vi dà il diritto di disporre della mia vita? Andrea, per favore. Adesso basta, madre. Tutto quello che è successo è avvenuto per colpa vostra e di questo intrigante. Lui è capace di qualsiasi cosa, pur di compiacervi. Stai esagerando, Andrea. Sto esagerando? A voi sembra niente un assassino. Di cosa stai parlando? Avete pagato perché Juan e Anna fossero uccisi, di questo sto parlando. Io? Chi te lo ha detto ti ha mentito. Qui se c'è qualcuno che mente siete voi. Andrea, adesso basta. Sono davvero indignata, tu mi stai insultando. Siete voi che avete insultato me con i vostri inganni, nascondendomi la verità. Però adesso è finita. Se volete sposarvi con lui, fatelo pure. Sembrate fatti l'uno per l'altra. Ma io non voglio più vedervi. Liberatemi della vostra presenza. Andrea. Andrea, aspetta, per l'amor di Dio, Andrea. Lasciatelo andare. E permettere che pensi di me queste atrocità. No, no, mai. Non voglio parlare con voi. Io invece sì. E non ho bisogno del tuo permesso, figliolo. Sono tua madre ed esigo il tuo rispetto. Il rispetto bisogna guadagnarselo. Dal primo istante che ho saputo che stavo per avere un figlio, tu sei diventato la cosa più importante della mia vita. Ti ho dato tutto. Ho vissuto da sola per lunghi anni per potermi dedicare esclusivamente a te. Me l'avete già detto mille volte, va bene, vi ringrazio molto. Non te lo ricordo perché tu mi ringrazi, no. L'ho fatto per la mia gioia, perché lo desideravo. Non certo per obbligo. Sì, d'accordo. Però ora non sono più un bambino. Sono un uomo e ho il diritto di prendere da solo le mie decisioni. Anch'io. Ma non sulla mia testa. Ma credi che abbia agito così solamente per te? Forse io non esisto. Credi non abbia sentimenti. Se a te non importa dello scandalo, a me invece importa. Questa famiglia deve conservare una reputazione mantenuta nei secoli. Non ti permetterò di infangarla con la tua rabbia. Non voglio vivere difendendo gli inutili orpelli di una nobiltà ormai priva di senso. È invece tuo dovere. Non sei l'unico alle Ardi della Valle. Prima di te ci sono stati tuo padre e tuo nonno. E anche io. Io che sono venuta a far parte di questa famiglia. E i tuoi figli devono ereditare un nome senza macchia, così come tu lo hai ricevuto dai tuoi avi. E voi come lo rispettate, questo nome? Organizzando assassini? Non ho mai fatto niente di simile. Me l'ha detto Roberto Castaldo. Credi a quell'individuo e non a me. Madre. Certe volte penso che siate capace di qualunque cosa. Stai prendendo un abbaglio e questo mi addolora molto. Che pensi di fare con Anna? E se quella creatura fosse tua? Anche se fosse, non lo crederebbe nessuno. Volete che si burlino ancora di me? A questo c'è soluzione. Possiamo dire che Juan l'ha portata via con la forza e tu avrai tutto il diritto di ucciderlo per lavare questa offesa. Ho già detto di no! Non voglio che quella donna metta più piede in casa. Neanche io lo desidero. Ma se quella creatura fosse tua, fosse nostra, non possiamo abbandonarla. Un figlio tuo, Andrea, mio nipote. Andrea, mio caro, sono accadute cose troppo importanti. Ora bisogna cercare di mettere ordine affinché torni la calma. La tranquillità. Dobbiamo difenderci, Andrea. E se resteremo uniti, potremo riuscirci. Com'è andata? Dobbiamo salvare la reputazione di Anna dicendo che Juan l'ha portata via con la forza. Ma no, Beatrice ci smentirebbe. Non credo che oserebbe farlo. Comunque, sentite, se diremo che Juan l'ha rapita,
Credete che la gente non penserebbe che l'abbia toccata, che abbia abusato di lei? E allora? Bisogna inventare qualcosa che sia più logico rispetto a quello che è successo. Cioè, che cosa? Beh, siccome era gravemente ferito, la sua gente l'ha portato via dalla casa della signora Caterina e mentre fuggivano da lì, hanno portato via anche Anna perché non dicesse nulla. E poi l'hanno liberata solo quando Juan era ormai pronto ad abbandonare il paese. È più o meno quello che è successo, no? Beh, sì. In tal modo, se non incolpiamo Juan, Beatrice non si opporrà. Buonasera. Perdonatemi l'ora tanto inopportuna, ma avevo da sbrigare diverse cose. Sono io che vi chiedo scusa per avervi fatto venire fin qui. È un piacere. Non è rischioso per delle signore sole vivere tanto lontane dal paese? No, qui la gente è tranquilla. E poi ci conoscono tutti. E c'è chi veglia su di noi. Quell'uomo che è lì fuori di guardia, non l'avete messo voi? Sì, l'ho fatto per proteggervi da visite inopportune. Vi riferite a mio marito? Non è morto, vero? No. È stato solo un trucco di Alberto Carrara. Ah, sì? Sì, come il pretesto per cui l'hanno imprigionato è stata una trappola dello stesso uomo e della mia madrina. Maria Grazia mi ha detto che voi siete un uomo che lotta per la giustizia. E mi piacerebbe raccontarvi la vera storia di mio marito affinché foste voi a giudicare. Volete sedervi? Io capisco, Andrea. E capisco come debba sentirsi adesso. Vorrei tanto potergli parlare. È meglio non avvicinarlo. Non dimenticare che vuole ucciderti. Sì. Però vorrei avere la possibilità di chiarire le cose con lui. È un bravo ragazzo, credimi, io lo so. Prima non ti piaceva. Forse perché lo invidiavo. Edoardo, lui ha avuto dalla vita tutto quello che mi era stato negato. Però adesso il più fortunato sono io. Fortunato in una situazione come questa? È una situazione momentanea. Presto sarà superata. Mi piace pensare alla mia vita futura con Beatrice. Adesso anche io ho una famiglia. E dopo verranno i nostri figli. E quando un uomo è in pace, l'unica cosa che desidera è che anche tutti gli altri siano felici. Per questo vorrei riconciliarmi con Andrea. Dimenticare il passato e poterci abbracciare da veri fratelli. Per ora è difficile. Deve essere Pietro. Che prove ci sono della responsabilità del signor Carrara e della signora Sofia? Chi altri mai avrebbe interesse a rovinare mio marito? Va bene. Farò delle indagini. Ma sappiate che vostro marito non è comunque privo di colpe. No, non ha fatto nulla di male. È innocente. Dimenticate che la notte della sua fuga è stato ucciso il direttore del carcere. Non è stato Juan. E chi è stato allora? Non lo so. Ma il signor Nicola dice che è innocente. Bene, vi sono grato per avermi informato di tante cose. Ma ora devo andare. Vi accompagno. Immagino che se vostro marito è vivo, sia viva anche vostra sorella. Sì. Buonanotte. Salutatemi la vostra signora madre, vi prego. Thank you.
Anna, tu eri nella prigione quando Juan è fuggito, vero? Chi ha ucciso il capitano Leopardi? Juan. Non è vero. Il signor Nicola dice che non è stato lui. Ma invece è così. Io ero lì presente quando gli ha sparato. Non ti credo. Non mi importa affatto se mi credi o no. Però visto che me lo domandi, questa è la mia risposta. Perché sei così cattiva? Così piena di rancore? Perché tu hai distrutto la mia vita, Beatrice. No, Anna, sei tu che hai distrutto la mia. Sia maledetto il giorno che sei uscita dal convento. Maledetta l'ora in cui Juan ti ha conosciuta. E maledetto l'istante in cui sei nata. Mi fai paura, Anna. Questo mi piace. Mi piace moltissimo. Perché finché io sarò viva, tu non potrai mai essere felice. Non dire così. Non farmi desiderare la tua morte.